ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, parliamo di Lega Basket Coppa Italia perché abbiamo la finale a sorpresa. Sarà una prima volta a prescindere comunque, ragazzi, perché la finale della Coppa Italia 2019 vedrà protagoniste la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti contro l'Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci. Queste due formazioni non hanno mai vinto la Coppa Italia, non sono mai arrivati in finale, quindi sarà una prima volta a prescindere da chi vincerà, da chi trionferà. Domani alle ore 18 ci sarà la finale a Firenze. Veramente incredibile anche il match del sabato, perché alle ore 18 inizierà la prima semifinale, quella tra la Vanoli Cremona e la Virtus Bologna, che dopo aver battuto Milano si ferma sul più bello. Forse, ragazzi, Bologna aveva veramente speso tutte le energie mentali e fisiche per battere Milano. Una Cremona più riposata, una Cremona più libera mentalmente e, ragazzi, lanciata da trascinata da un monumentale Travis Diner, che a 36 anni, ragazzi, insegna ancora pallacanestro e domani potrà trionfare per la seconda volta in carriera in Coppa Italia, dopo quella vinta con Sassari insieme anche da allora con Meo Sacchetti. Domani, ragazzi, potrà trionfare per la seconda volta in carriera. Ma, ragazzi, la partita che ha fatto Diner, 26 punti, ragazzi, monumentale, io veramente non ho parole. 36 anni, ripetiamo, si era ritirato questo signore, ragazzi, adesso è tornato da due stagioni a insegnare pallacanestro. 26 punti, ma comunque Cremona è una squadra veramente molto molto ben costruita. E 19 punti per Andrew Crawford, 19 punti anche per il centro Mengkong Matiang, 19 punti con 10 rimbalzi. La Lega Basket lo premia come migliore in campo, ma anche, ragazzi, non c'è da escludere Travis Diner con 26 punti. 15 invece per Wesley Saunders, un po' invece oscurata la prestazione di due italiani, Ruzier e Ricci, che però comunque Ricci è stato fondamentale, secondo me, nel corso della partita. E molto bene anche Aldridge con 9 punti. E Cremona, ragazzi, ha fatto veramente un ottimo secondo quarto. Il secondo quarto di Cremona è stato veramente forse quello decisivo nella fine del match. Punteggio molto molto alto, 102-91 per una semifinale veramente molto molto alto, quindi meglio gli attacchi secondo me che le difese. 21-20 il primo quarto, 38-24, quasi 40 punti subiti da Bologna nel secondo periodo, sono stati veramente molti, quindi il più 15 all'intervallo. Bologna che rientra nel terzo periodo, che arriva fino almeno 7 sul punto di 75-68, e poi infine, ragazzi, il quarto periodo marchio sicuramente Lombardo con la vittoria per 27-23 e poi la finale 102-91 per la Vanoli Cremona, che quindi intorno alle ore 8 era la prima finalista di questa edizione. E poi, ragazzi, l'Happy Casa Brindisi che batte per 87-86, veramente un match incredibile, e la Dinamo Sassari che cede nella finale dopo aver recuperato 15 punti di lunghezza, ed è un'altra, ragazzi, era un altro miracolo, poteva essere un'altra incredibile rimonta dopo quella realizzata contro Venezia grazie al buzzer beater di Jack Coley. Allora, primo quarto di Marche sicuramente pugliese con la vittoria per 32-28 dopo il primo parziale, e Brindisi che spinge all'intervallo, siamo sul più 8, sul 54-46. Poi grande terzo periodo per ancora la squadra di Frank Vitucci, che sale sul più 14, quasi il massimo vantaggio, visto che il massimo vantaggio è stato toccato sul più 15, e poi il grandissimo parziale nell'ultimo quarto di 26-13 per la squadra allenata da coach Pozzecco. Forse è mancata la voglia di vincere di Sassari, che però comunque fino alla fine, ragazzi, non ha mollato. E bellissime le parole a fine partita di Pozzecco, ha detto: sono orgoglioso dei miei ragazzi. E grande partita per, secondo me, per Deshaun Pierre, 16 punti, 18 per Justin Carter, che non si era visto tanto nel quarto di finale contro Venezia, invece in semifinale ha veramente reso molto molto bene.
E Jamie Smith, l'ex Cantù da una parte, ragazzi, perché c'erano due ex Cantù da una parte, Jamie Smith con 16 punti, che però ha sbagliato anche il tiro, che ha avuto il tiro della vittoria, anche se era veramente molto molto difficile da realizzare. E da una parte prima Jamie Smith, dall'altra ragazzi l'ex Cantù Chapel, ragazzi, grande protagonista Jeremy Chapel con 18 punti, con 4 su 7 da 3. Grande John Brown in casa Brindisi con 20 punti e anche 4 rimbalzi. John Brown che comunque è un giocatore molto molto duttile, che questa sera ha avuto la meglio su Jack Cooley. Cooley che non riusciva assolutamente a marcarlo, e Sassari stava per fare l'ennesimo miracolo. Poi però nel più bello si è fermata la rimonta, si è qualche scelta sbagliata, soprattutto al tiro, qualche uno contro uno giocato e forzato. Ecco, le scelte di Sassari non sono state delle migliori, sennò veramente Sassari ha avuto veramente la grande capacità di rientrare ancora una volta dopo quella rimonta pazzesca contro la Reyer Venezia. Stavamo dicendo delle performance della squadra pugliese: 20 punti per John Brown, 18 per Chapel, 18 anche per un convincente Riccardo Moraschini, 15 per diciamo, l'MVP di questa prima parte di stagione, secondo me, dell'Happy Casa Brindisi. Sto parlando di Adrian Banks con 15 punti, abbastanza, sicuramente uno dei migliori in casa Brindisi. E anche, ragazzi, Tony G e Gaffney con 9 punti e anche 6 rimbalzi. Brindisi è una squadra veramente incredibile. Stava per farsi rimontare questa sera, però Sassari non ha veramente mai mollato. E quindi, insomma, meritatamente però Brindisi vola in finale per quello che si è visto nel corso di questi ultimi 2 giorni di grande pallacanestro. E ragazzi, domani la finale. Che finale mi aspetto? Sarà una finale molto molto interessante. Da una parte la Vanoli Cremona di Meosa, che dall'altra l'Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci. Veramente una finale impronosticabile. Per il secondo anno consecutivo la finale sarà tra due squadre che non hanno mai vinto la Coppa Italia. L'anno scorso Torino-Brescia, questo anno ragazzi Cremona contro Brindisi. E il mio pronostico è che la Coppa Italia vada a Brindisi, perché è la squadra in questo momento del momento. 7 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. E in questo momento veramente bisogna trovare una squadra che fermi questo rullo compressore della Serie A, perché l'Happy Casa Brindisi, secondo il mio punto di vista, è la grande favorita. Però attenzione, ragazzi, che dall'altra parte ci sono due signori che sono abituati a questo palcoscenico, e sto parlando di Meo Sacchetti, l'allenatore della Vanoli Cremona, e del suo playmaker di fiducia, ragazzi, Travis Degnan, un campione che oggi ha portato al cielo, ha portato in finale la Vanoli Cremona. Io vi ringrazio per l'attenzione, ragazzi, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram.